Édouard Manet è considerato uno dei più grandi pittori francesi. Nasce in una famiglia ricca e influente e sembra destinato a diventare giudice come il padre, ma appassionato d'arte fin da giovanissimo, per evitare di intraprendere gli studi giuridici, decide di imbarcarsi come marinaio. La sua carriera sui mari dura poco, ma gli basta per convincere la famiglia ad assecondare le sue passioni. Inizia così a frequentare a 18 anni l'atelier del pittore Thomas Couture. Ma fin da subito polemizza con il maestro. Manet non accetta la rigida postura con cui i modelli vengono ritratti tradizionalmente, la considera innaturale e ridicola. Così decide di dipingere i suoi soggetti in pose quotidiane per ottenere una resa più realistica. Ne è un esempio il quadro Il bevitore di Assenzio. I viaggi in Italia, Olanda, Austria e Germania aiutano Manet ad allargare i suoi orizzonti artistici. Rimane infatti particolarmente impressionato dalle opere di Giorgione, Goya, Velázquez e Tiziano. Ha 28 anni quando dipinge Il Chitarrero. Il dipinto viene accettato al Salon del 1861 e ottiene un inaspettato successo. Sembra che la carriera di Manet sia sul punto di decollare, ma il maestro francese coglie tutti di sorpresa qualche anno dopo. Nel 1863 presenta infatti al Salon la sua opera più famosa, Colazione sull'erba. L'opera viene rifiutata con decisione dagli accademici, ma trova spazio nel Salon des Refusés, aperto per la prima volta. L'effetto è dirompente, gli spettatori sono indignati, offesi dal dipinto che mostra una donna completamente nuda seduta tra due uomini vestiti. Manet sconvolge tutti anche al Salon del 1865, con la sua Olimpia, ispirata alla Maya Desnuda di Goya. L'opera viene ritenuta tanto scabrosa da venire spostata dopo pochi giorni ad un'altezza tale da renderla meno visibile al pubblico in sala. A posare per lui è la modella Victorine Louise Meurent, una delle muse ispiratrici del pittore. Una curiosità, è lei a posare per il famoso dipinto Il Pifferaio, realizzato nel 1866. Ovviamente tutto questo scalpore rende l'artista persona non gradita al Salon, che rifiuta le sue opere nel 1866. Lo scrittore Émile Zola, amico di Manet, lo difenderà con coraggio. Del resto Manet, nella sua carriera, sembra avere un ottimo rapporto con gli scrittori. Sia il poeta Baudelaire che Mallarmé in più occasioni appoggeranno e difenderanno le scelte del controverso artista. Manet non doveva avere un carattere facile. Nel 1870 infatti schiaffeggia il critico Louis-Edmond Duranty per un commento poco lusinghiero sulle sue opere. Il critico decide di sfidarlo a duello e i due si incontrano all'alba, spada in pugno. Più bravi con i calici che con la spada, i due si scagliano l'uno contro l'altro adoperando le spade come cavatappi. La sfida termina con una superficiale ferita sul petto di Duranty e una colossale bevuta qualche ora dopo. È il 1872 quando l'arte di Manet viene ufficialmente riconosciuta dall'élite accademica dell'epoca. L'artista riporta infatti un incontestabile successo al Salon con il dipinto Le Bon Bock. Manet è molto amico di maestri dell'impressionismo come Degas, Monet e Cézanne, che come lui passano i pomeriggi al Café Gerbois. Ciononostante, pur apprezzando il loro lavoro, non parteciperà mai alle mostre impressioniste, preferendo la via ufficiale del Salon come mezzo per affermarsi nel panorama artistico nazionale. Ciononostante, in alcune circostanze, allestirà mostre personali nel suo studio, in polemica con gli accademici del Salon. Manet muore all'età di 51 anni, a causa di una dolorosa atassia che lo costringerà ad amputare la gamba nell'inutile tentativo di salvare la vita.